Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui nella mia stanza e come vedete no, questo non è un video di trucco perché voglio creare questa nuova rubrica insieme a mia sorella che riguarderà i consigli. Quindi parlerò di un prodotto ogni volta nello specifico consigliandovelo e dicendovi perché mi sto trovando così bene. In particolare mi è venuto in mente di parlarvi di questo prodotto e quindi mi è venuto in mente anche poi di dedicare proprio una rubrica dei consigli. Perché magari non sono vere e proprie recensioni, non sono degli sponsor, non sono nient'altro che un prodotto che mi sta piacendo tantissimo. E come faccio con le mie amiche che dico magari ragazze, no, dovete provare questo, è bellissimo, l'ho comprato qui, è stato stupendo, il profumo è altro, lo voglio fare anche con voi. Quindi una condivisione come tra amiche che si scambiano dei consigli, lo voglio fare anche qui sul canale. Allora, il prodotto in questione che mi è piaciuto così tanto che da farmi venire voglia di parlarvene, si chiama Il Mare Addosso ed è uno scrub sapone anche detergente, ha diverse funzioni. Allora, ve lo faccio vedere da vicino, quello qui. Allora, ragazze, non so se già l'avete mai visto oppure magari in qualche foto, eccetera, questo tipo di prodotti che si chiamano Il Mare Addosso, perché io prima di poi trovarlo nella bioprofumeria non lo avevo mai visto in giro, ma soltanto in foto, magari di shop online, biologici, eccetera. E mi aveva sempre molto incuriosito perché comunque c'erano sempre delle descrizioni che riguardavano la naturalezza del prodotto. Mi piaceva il nome, mi piaceva il fatto che si chiamasse Il Mare Addosso, mi piaceva il packaging e tutto quanto. E quindi mi è sempre piaciuto, cioè mi ha sempre incuriosito questa cosa. Quando poi sono arrivate alla mia bioprofumeria, sono andata a vederli e non ho potuto fare a meno di comprare questo scrub perché è un profumo meraviglioso. Allora, vi parlo di questo nello specifico e poi vi faccio una panoramica generale perché ci sono anche altri prodotti di questo marchio. Ad ogni modo, questo che io ho comprato è appunto uno scrub sapone detergente. E il profumo è un profumo esotico, il colore è arancio, è profumo proprio di melone, di quell'odore, non lo so ragazzi, è bellissimo, un odore di veramente esotico, sembra tipo mango, melone, veramente bellissimo ed ha anche un bellissimo colore. Allora, ce n'erano anche altri, sempre di questa linea, e poi la stessa linea ha fatto anche i saponi morbidi tipo gelatine, e poi anche le creme idratanti, i burri corpo, una cosa del genere. Io per il momento ho preso questo, che è quello che mi è piaciuto di più. Allora, ragazze, l'ho preso ovviamente per l'etica del marchio, perché comunque è totalmente naturale, rispetta l'ambiente, cura nello specifico il corpo. Perché comunque può essere usato come detergente tutti i giorni perché ha degli oli all'interno, delle sostanze emollienti sia per il viso sia per i piedi e per tutto il corpo. Può essere utilizzato come scrub perché ovviamente c'è il sale all'interno. E poi non ha impatto ambientale perché appunto il sale si scioglie. Il profumo è bellissimo e persiste davvero tanto. Ragazzi, io quando lo utilizzo resta un bell'odore per un bel po' anche proprio nel bagno. Veramente è un prodotto bellissimo. E poi tra l'altro sono un bel po' di ml perché sono 560 grammi questo prodotto e quindi vi dura abbastanza. Prima di utilizzarlo ci tengo a dirvi, ho anche una bellissima apertura di queste qui tipo i barattoli della marmellata, così è in plastica dura. Infatti, una cosa bella è che può essere riutilizzato, mi piace tantissimo. E la consistenza è abbastanza liquida, però non so se d'inverno si solidifica un po'. Ad ogni modo, prima di essere utilizzato, ha bisogno di essere mescolato perché altrimenti magari si separa un po' il composto, eccetera. Quindi bisogna mescolarlo prima di utilizzarlo. E come vi dicevo, lo potete utilizzare sia asciutto, quindi proprio direttamente sulla pelle come scrub, e sia bagnato come detergente perché nutre molto la pelle e la idrata. Io mi sono trovata bene, l'ho utilizzato sia sul viso, mi ha lasciato un viso veramente morbidissimo, poi ho fatto un leggero scrub, è stato veramente un toccasana per la mia pele perché ogni tanto ci vuole uno scrub. E poi mi è piaciuto tantissimo utilizzato sui piedi perché i piedi, soprattutto in questo periodo che vanno molto esposti, quindi magari siamo con le scarpe basse, i sandali che sono duri, io soprattutto utilizzo sempre sandali d'estate, quelli da sua terra che magari sono in legno duri, mi seccano molto il piede, insomma me lo rendono un po' più duro, più secco, sì, e questo mi ha aiutato moltissimo, è stato veramente bellissimo utilizzarlo, è proprio una coccola.
Ve lo consiglio in particolare questo profumo, che è quello che mi è piaciuto di più. Poi magari lo andate a odorare in mie profumerie, eccetera, e scegliete il vostro preferito. Questo video di consiglio spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e che vi abbia magari mostrato qualcosa di cui eravate curiose, ma che non avevate ancora, al quale non vi eravate interessate ancora. E niente, ragazzi, al prossimo video vi mando un bacio.